Programmazione 2014-2020, CNA e Camera di Commercio scendono in campo partendo dall'innovazione tecnologica. L'incontro di oggi è un po' il risultato di quello che abbiamo presentato qualche settimana fa, quindi l'inizio, di un percorso per noi fondamentale che è quello della programmazione 2014-2020. Ne abbiamo parlato appunto qualche tempo addietro, indicando quelle che sono le principali azioni. Adesso si parte con le misure più attese, quelle sull'innovazione tecnologica e la ricerca, ma partiranno subito dopo anche le misure sullo start-up e per lo sviluppo appunto delle imprese esistenti. Quindi, in considerazione del fatto che i primi avvisi saranno già disponibili nei prossimi giorni, oggi li presentiamo, almeno i principali, visto anche la presenza del dirigente responsabile del servizio che si occupa poi delle misure relative all'innovazione e alla ricerca qui a Siracusa, con la consapevolezza che partire prima, anche in considerazione della natura sportello di molti bandi, è vitale per un territorio che vuole fruire bene delle risorse stesse. La CNA su questo è pronta a dare supporto e sostegno alle imprese del territorio.